Boom boom. Fai delle doppiette o con sempre difficili oppure non ne fai con scherzo, Individualmente so che sto ancora crescendo, che sto imparando tanto, che ho un mister e una squadra che mi fanno sentire sempre bene quando arrivo all'allenamento e vedo che ho una squadra e ho anche i compagni che mi fanno sentire bene, mi fanno crescere a me, no? Tu incominci ad essere uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore lo vorrebbe, perché in fase di possesso praticamente li picchi con tutti, piccoli, grandi e grossi. In fase di non possesso, fra l'altro, non fai giocare la difesa avversaria perché fai quella pressione veramente sui due centrali. Sì, non è che te lo dico così per ruffianismo, incominci ad essere una delle icone del futuro centravanti. Bueno, grazie. Io sempre penso, l'ho pensato da piccolo, che il primo difensore è sempre l'attaccante, che comincia il pressing, perché è la cosa più importante per un attaccante. Quando ci sono momenti che non si fa gol, deve giocare per la squadra, deve aiutare la squadra, sono cose che io ho imparato da piccolo. No? Ora solamente seguire per questo cammino, questa linea, niente, ora pensare per la prossima partita che è importante per me. Qualcuno dice, non è alto, però chi ti conosce bene da lungo, gol di testa così l'hai fatti anche nel Banfi. Sì, oggi ho fatto un gol molto uguale a una partita Banfi dell'Independiente e me lo avevo ricordato perché avevo fatto quasi lo stesso. Con la testa. L'ho vista. Volevo dirti un'altra cosa, ma questo 4-3, dalla testa dello spogliatoio e tutto lo spogliatoio, come lo mettete? No, stare in silenzio, imparare e pensare alla prossima partita, che quello ci fa cambiare di umore, no? E tornare alla pagina, andare avanti e pensare alla prossima partita. Quello per noi è un momento difficile, però sappiamo che giochiamo giovedì, che abbiamo una partita importante. Tutti hanno parlato di Veloso, della mancanza di Veloso, ma per uno come Simeone, per l'altra punta, Ninkovic o Campos, cosa vuol dire non aver Veloso? Uno che rallenta il gioco nei momenti da rallentare ed aumentare quando deve aumentare. Veloso è un giocatore che gioca bene, che tecnicamente è molto buono, è un giocatore che sicuramente ci mancherà e niente. Dobbiamo sapere che abbiamo altri giocatori che stanno a disposizione e che sicuramente lo farà bene.